ritrovati dagli studi di Affordable Art Point, o come dico sempre, se preferite, arte accessibile, perché noi siamo il punto di riferimento dell'arte accessibile in Italia e non solo. Che cosa significa questa frase? Significa che all'interno del nostro sito, che potete vedere subito in sovraimpressione, www.affordableartpoint.com, potete trovare un'ampia scelta di opere, dalla fotografia alla pittura alla scultura, il tema peraltro di questa sera, a prezzi veramente accessibili, perché per ciò che ci concerne l'arte deve essere un piacere, deve essere condivisa veramente da tutti e deve entrare nelle vostre collezioni private, nelle vostre case. Allora, vado a salutare Giulio alle telecamere, Carlo alla regia, la mia omonima Alessandra Burattin, questo nome ormai famoso che svetta sovrano nel mondo di internet, nelle pagine di Facebook, alle quali chiedo di aprire immediatamente la chat online attraverso ovviamente il nostro sito, e poi Emanuela e Didi, la nostra Didi, una new entry ai centralini. E soprattutto mi raccomando, potete fare le vostre richieste, anche noi ci siamo adeguati ai tempi, WhatsAppando, lo vedete l'iconcina di WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, richieste e curiosità ovviamente questa serata relative alla nostra artista, mia graditissima ospite. Già vi avverto che è un vulcano in eruzione, è agitatissima, a telecamere spinte, mi diceva Alessandra, mi raccomando non farmi parlare, invece no, la torturiamo qui negli studi di Afforo. Signori, sto scherzando, ovviamente sto giocando, vi presento Bruna Grigoletti. Bruna, ciao. Buonasera, buonasera. Ciao Bruna, allora emozionatissima, vedete questa splendida... Sono mal di gola, ecco, lo dico già subito. Mal di gola, vabbè, c'è il mio vocione, non ti preoccupare che sovrasterà tutto, il malanno di stagione, il tuo mal di gola. Allora, comunque, poco importa, nel senso che... sono le tue sculture, la tua pittura a parlare. Bruna Grigoletti, adesso ci racconteremo ovviamente al grande pubblico, pittrice e scultrice. Noi nel corso di questi anni ti abbiamo pubblicizzato tantissimo come scultrice, sculture che hanno riscosso il gradimento da parte del nostro pubblico, però stasera vogliamo partire e mostrare anche la tua carriera di pittrice. Allora, entriamo subito nel vivo. Bruna, andiamo a vedere subito l'opera numero uno. Grazie Giulio, seguiamo proprio la cronologia delle cose e dei fatti. Quindi Bruna Grigoletti, pittrice da 30 anni. Vero Bruna? Sì, sì, sì. Allora, la tua passione per l'arte come inizia? Beh, inizia che ho sempre avuto, perché anche a scuola sempre i miei quaderni erano pieni di disegni, di pitture, di cose. Appena avevo un minimo spazio c'era un disegno, perciò insomma l'ho sempre portata avanti. E poi un po' d'accademia di roba, insomma con l'età ho dovuto lavorare e poi ho ripreso. Tu dipingi e scolpisci da 30 anni? Sì, sì, sì. Quindi lunga... Beh, la scultura invece l'ho cominciata circa 20 anni fa. 20 anni fa, quindi ecco, Bruna Grigoletti nasce essenzialmente come pittrice. Sì. Allora, andiamo proprio a sottolineare ogni tuo passo di artista. Labirinto, l'opera adesso inquadrata in questo squarcio dalla regia, 90 cm per 90, signori. Questa è una prima intervista a Bruna Grigoletti al grande pubblico, motivo per il quale do la parola ovviamente all'artista e faccio in modo che per ciò che concerne le quotazioni di mercato e tutto, io vi rimetto alle nostre centrali liste. Però vi ricordo, Affordable Art Point, quindi arte accessibile, non vi spaventate, sono prezzi abbordabilissimi veramente per tutti. Allora, il labirinto, 90 per 90. Quest'opera che cosa esprime? Il titolo duce. Il titolo mi viene sempre dopo. Ah, quindi prima io non so mai cosa faccio. Parto con la spatola e quello che mi riesce non lo so. Ecco, quindi è una pittura, vedete la firma. Costruita mano a mano, senza... Mano a mano, quindi l'emotività sopra ogni cosa. L'emotività, sì, cerco di... sono un po' monocromi i miei quadri, non sono proprio... di mille colori diremo, ecco, però insomma. Ecco, vediamo un attimo, facciamo vedere appunto nella minuzia dei particolari, labirinto, signori, in diretta televisiva su canale 78, Sky 918 e in streaming direttamente dal nostro sito, Bruna Grigoletti, 90x90, labirinto. E siamo sempre sulla pittura, Giulio, faccio fare gli straordinari stasera ai miei cameraman, quindi attraversiamo il set e andiamo nell'opera numero 4, dove troviamo delle tonalità
particolari, guardate che bella l'opera numero 4, vortice, 100 cm per 80. Anche qui ti sei lasciata andare da... Sì. Dai colori, hai dei colori... Sì, abbastanza tenui i miei, non sono mai. Ogni tanto esplodo, ma di solito cerco di essere sempre contenuta. Ti ispiri a qualcosa, i temi che raccontano... Allora, le tue sculture sono molto... Le vedremo poi, le racconteremo, hanno dei temi espliciti. La tua pittura invece, che cosa racconta, Bruna? Non lo so perché non so quello che faccio. Parto con dei colori che... Ecco, diremo che parto dai colori, da quello che decido dei colori. Ecco, quindi sono opere aperte, le voglio, classificare così, quindi sì. Ognuno ci vede ciò che vuole. Un gentile telespettatore, Anna da Pomezia, nell'opera numero 4 ci scrive che ci vede un fiore, l'interpretazione di un fiore. Vedete, anche questo è il bello, no? Bruna Grigoletti, la nostra artista, ci ha visto un vortice. E la nostra Anna, online qui con noi questa sera, vede un fiore. Ebbene, questo ci fa piacere. Lo sfondo, noto che c'è sempre questo sfondo bianco. Come Beh, mai? Cerco di stare un po' sul chiaro, perché... Forse perché dipingo in casa e non è che... A volte in casa, a volte in laboratorio. E così ho pareti chiare e voglio stare sul chiaro, perché insomma la luce in casa... Mi piace il chiaro. Il chiaro, la luce, per richiamare una luce che in casa... Una luce che in casa c'è un po' meno. Anche c'è un po' pareti. Meno, certo, non dipinge en plein air, come si suol dire. No, no. Allora, l'opera numero 1, abbiamo visto Labirinto a parete 90x90, mentre questa inquadrata è l'opera numero 4. Guardate che bella, molto piacevole quest'opera, 100 cm di lunghezza per 80, Bruna Grigoletti, signori, qui negli studi di Affordova. Allora, passiamo invece alla tua attività di scultrice da 20 anni a questa parte, l'abbiamo ricordato, lunghissimo percorso artistico. Allora, andiamo a vedere la violinista, l'opera numero 2, Giulio. L'abbiamo, mi ricordo una televendita che ti abbiamo inserito in una televendita lo scorso anno, di fine anno, dove le tue opere hanno riscosso un grande consenso, molti complimenti da parte del nostro pubblico. La violinista, 60 cm di altezza per 28x22, la richiesta lo dico sempre ai nostri centralini, ad Emanuela e alla nostra Didi. Allora, questo tema... La violinista, dopo vedremo altri musicisti, come nasce? Qui non può essere l'impulso, l'istinto della pittura. No, ma nella vita ascolti un violinista e a volte mi viene l'idea, ecco come il fisarmonicista. Sei un amante della musica, Bruno. Ma non proprio tanto. Però no. Ecco, hai visto queste figure, però questi musicisti? Qualche volta l'ascolto bene, ecco, non è che così. Poi le mie opere sono tutte abbastanza piatte. Cioè, sono larghe ma piatte dietro, non è che sono proprio pesantone. Comunque, così, ecco, mi viene l'idea e le faccio. Il tema della musica, che comunque è sempre un tema molto, molto piacevole. Sono opere che, andando un po' ad intervistare i suoi collezionisti o comunque le persone che le hanno viste nelle mostre, un po' tutti mi hanno sempre detto: Ale, Alessandra, ci piace quando vediamo una scultura di Bruna Grigoletti, viene da accarezzarla. Sì. C'è questo, sculture comunque lisce, pezzi unici, perché diciamo che sono pezzi unici. Allora, intanto sì, abbiamo aperto la nostra chat online e mi stanno passando, ecco, Carlo da Fossano della provincia di Cuneo chiede: lei preferisce la pittura o la scultura, signora Bruna? Me le pratico tutte e due, perché insegno scultura, però la sera magari o quando ho tempo vado avanti con la scultura, con la pittura, con la perché pittura. Mi piace, sì, ecco, mi piace. Quindi non c'è una preferenza, queste sono le curiosità dei nostri internauti. Di più scultura, di più scultura. Quindi Bruna Grigoletti si sente senza ombra di dubbio più scultrice. Sì, sì. Allora, stiamo vedendo inquadrata l'opera numero 2, la violinista, il tema della musica, quindi ecco, avete sentito, è un'artista che nota magari per strada o in teatro, comunque dei musicisti, dei personaggi, mi e che l'idea. Poi le tramuta in arte, in scultura. È sempre piacevole, insomma, il violino, signori, nelle vostre case, dà comunque una sensazione di armonia, di piacevolezza, ok? Quindi questa fanciulla
che si prodiga nel suonare il violino. Ricordiamo nuovamente le dimensioni: 60 cm di altezza, 28 per 22 la richiesta ai nostri centralini. E poi dal violino passiamo alla fisarmonica. Quindi probabilmente questo, così, visto così, sembra un ambulante, questi per strada, un musicista. Un gitano, perché ecco, ha il codino e la bandana. Un gitano, ecco, lo vedremo poi, ovviamente viste dal vivo queste opere, avrete modo di apprezzarle in tutta la loro interezza. Quindi potete, cioè, adesso per motivi ovviamente di telecamere, di ragioni di studio, tecniche, non possiamo girare al momento intorno alla scultura, ma vi posso dire che è una scultura che prosegue ovviamente anche nella sua parte posteriore. Quindi 60 centimetri di altezza per 26 per 16, colui che suona la fisarmonica, la richiesta come sempre centralini. Allora, mi ridicolo di tornare sulla pittura invece, ok, l'opera numero uno, grazie delle vostre richieste. Nel frattempo io chiedo a Floriana da Ferrara di rimanere in linea con noi e anche Silvia da Roma, grazie di essere qui con noi. L'opera numero uno, esatto. Allora, il labirinto, questo era, vedete queste tonalità di viola? Melanzana. Melanzana, amico. Eh beh, è vero, sì. Mi corregge la nostra artista, sempre sullo sfondo bianco, per ragioni proprio di studio. Ma mi piace, vado a periodi, diremo, ecco. Ecco, vabbè, poi insomma è bello anche comunque il contrasto. Il labirinto, signori, 90x90, Bruna Grigoletti in questa circostanza, versione pittrice. E poi rifacciamo vedere quella che Anna, la nostra internauta, ha definito un fiore, l'opera numero 4. Ce lo chiedono tramite WhatsApp e ben volentieri noi riusciamo, ecco, a soddisfare le vostre richieste. Il vortice è un 100 centimetri, signori, attenzione, 100 centimetri di altezza per 80, Bruna Grigoletti. Questo è un vortice per la nostra artista, ma come dicevamo sono opere comunque aperte al pubblico. Questa danza dei colori io invece voglio interpretarla, che fluttua in questo sfondo bianco. Cercate ogni volta che vedete un'opera, al di là della piacevolezza di essa, che ovviamente è la prima cosa che vi deve colpire, di capire anche dove poterla mettere nelle vostre pareti, nelle vostre collezioni private. Ma ripassiamo nuovamente alla scultura. Allora sì, facciamo vedere, e io devo seguire, signori, io devo seguire i tempi del pubblico. Allora, la violinista e poi colui che suona la fisarmonica, l'opera numero 2 e 3, 60 cm per 28 per 22 la violinista, il tema quindi della musica di Bruna Grigoletti in tema, diciamo in veste di scultrice, e poi il fisarmonicista 60 cm per 26 per 16. Oh, allora, e poi vi mostriamo una coppia, ma scultura qui alla mia destra, signore, di tori, e qui abbiamo il perdente e il vincente, questi tori neri, 25 cm per 34 per 18. Possiamo far vedere il particolare del perdente? C'è un si vendono in coppia, giusto? Sì, sì. Ecco, è meglio. Vedete, potrebbe essere anche un simbolo, una metafora comunque della vita. È stata per quello. Esatto, c'è chi vince e c'è chi perde. Vedete il corno, no? Corno rotto. Volutamente rotto dalla nostra artista. Sì, ricordo nuovamente le dimensioni, 25 cm per 34 per 18, il perdente e il vincente. E con queste sculture, la tematica poi del toro, questo animale così fiero, no? Forte di se forte. Stesso, è una metafora un po' della vita, Bruna. Ma quella lì è stato un viaggio in Spagna. Viaggio in Spagna? E allora l'unica era cosa da fare era il toro. Il toro, però in molti ci hanno scritto che può essere anche vista... Certo, una scultura comunque è una tematica, una scultura concettuale. Sì, beh, vogliamo. Dopo la porto sempre... Certo. Quindi, è concettuale. Sì, allora lo ridico, Alessandra mi dice che stanno WhatsAppando le richieste, signori, ai centralini, grazie infinite. Mi piace dare come prima volta in intervista di Bruna Grigoletti la parola alla nostra artista, emozionatissima. Sentite che parla poco e niente, il compenso ci pensa la sottoscritta. Andiamo all'opera numero 6, vi mostriamo proprio le vostre richieste. Allora, Forza Silente, se non sbaglio, sì. 38 cm per 35 per 25. Allora, qui c'è una coda che non so se la nostra telecamera può vedere nell'inquadratura magari di lato. Ecco,
questa fanciulla, il tema delle fanciulle peraltro più volte l'abbiamo mostrato. Mi piacciono i capelli lunghi, allora le uso nelle fanciulle e le uso spesso i capelli lunghi e le posizioni quelle le scambio. Questa è una mia amica che mi ha fatto da modella. Da modella? E questa è una delle tante sculture che, dove i tuoi clienti o visitatori del museo mi dicevano che viene proprio di accarezzare. Sculture tutte in bronzo. Tutte in bronzo, tutte. Senti, parliamo pezzi della... unici in bronzo. Pezzi unici, signore, in bronzo. Parliamo di quanto tempo occorre. Ci vuole tanto tempo, perché soltanto per la fusione ci vuole qualche mese, perché prima che la finiscano, dopo io vado con le tinte, vado con gli ossidi, ci vuole tempo. E tanti prima per crearla, certo. E prima per crearla, perché non è banale, non è che copio, perciò no, certo. Invento tutte cose così con le modelle. Esatto. Modelle giovani, modelle bimbe, ho fatto le abitanti bimbe che avevo una bambina che la muovevo in tutte le quindi hai, pose. Ti avvali, mentre sì, come abbiamo visto per i suonatori sono idee, in questo caso ti avvali delle anche modelle. Di modelle. Allora, eccola qua, signori, forza silente, 38 cm per 35 per 25, la richiesta ai nostri centralini, e poi l'opera numero 7, che devo dire a me piace tantissimo, l'attesa. Anche perché è un tema molto particolare al giorno d'oggi. Corriamo talmente tanto, siamo talmente di fretta che l'attesa non esiste più. E quindi io vi invito, proprio sfruttando anche questa tematica così attuale, a comprare quest'opera, portarla nella vostra collezione privata, metterla in un punto ben visibile e a ricordare il tema che c'è dietro, l'attesa. Non sappiamo più attendere, al contrario, corriamo sempre. L'attesa è anche sinonimo di meditazione, di calma, e poi dall'attesa spesso nascono idee vincenti. Colui che sa attendere, prima o poi, per quanto mi riguarda, è un vincitore. 25 cm per 24 per 13, signori. Bruna Grigoletti, un'opera, questa dalle... stanno arrivando tantissime quotazioni, dicevo, tantissime domande. Dicevo, questa è un'opera dalle quotazioni di mercato sicuramente abbordabilissime. Allora, dice Sofia da Torino, è possibile contattarla per fare da modella per le sue sculture? Ah, Sofia, che bella domanda! Devo dire che in tutti questi anni è molto particolare. Quali è possibilissimo, è solo che deve venire tanti giorni. Bene. Non è che da una volta sola dove si ti fa. Troviamo? Dov'è il tuo studio? A Verona, Verona. A Verona. Allora, è Sofia da Torino, magari ecco, chiamerai la nostra Alessandra Burattin e magari ti darà tutti i riferimenti. Sì, sì. Beh, mi piace questa domanda, così bella, bella tosta, come dicono a Roma. Allora, Floriana da Ferrara, grazie di essere con noi. Come riesce ad inserire queste tonalità azzurre e verdi nelle sue sculture? Beh, con gli ossidi. Gli ossidi e... Tonalità volute, ovviamente. Sì, sì, volute, sì, sì. E tengo qualcosa, cambio colore, ma la maggior parte tengo queste tonalità. Allora, Silvia da Roma, chiedo ad Alessandra di chiudere la chat, chiedo scusa a tutti quelli che fanno domande, anche whatsappando. Silvia da Roma chiede, una sua scultura è mai diventata un dipinto? No, finora no. No, voglio tenere molto diviso. Diviso l'attività di pittrice e quella di scultrice. Allora, intanto vado a Carlo da Fossano che continua a farti complimenti, grazie infinite. Poi Lucia da Viterbo. Quali mostre future hai in programma? Sì, è vero, perché brava Lucia, nel senso che io ho modo di apprezzare queste opere dal vivo, però è giusto che ovviamente anche voi, che magari non potete venire qui o siete impossibilitati a farveli portare a casa, possiate andare a vederle in mostre. Ce n'ho una adesso a novembre a Verona e poi a febbraio ne ho una grossa a Innsbruck. A Innsbruck, ecco, allora sappiate, signori, che tutte le locandine che i nostri artisti alla redazione spediscono delle loro mostre vengono tranquillamente inserite e pubblicizzate dai nostri tecnici del sito all'interno del nostro sito www.affordableartpoint.com. Vi invito proprio ad andare a vedere la sezione appunto delle mostre in programma. Allora, carrellata, ripartiamo dalla numero 7. Vedi che ho intuito, che lo sento, che la volevano. L'attesa è un tema molto attuale, è un'opera concettuale, se vogliamo, 25
5 cm per 24 per 13. Prego, Bruna. Niente, volevo dire che questa io l'ho posizionata nell'entrata con faretto, è proprio lì che aspetta. Che aspetta? Su una mensolina davanti all'entrata. È un messaggio quando proprio si entra, attendi, keep calm, dicono, mantieni la calma. Qui c'è un'altra, esatto. E quindi è quasi un pensatore, no? Quindi è un'arma vincente. Qui rilassati, qui sei a casa, rilassati. Perfetto, allora una quotazione di mercato, ripeto, accessibilissima. Facciamo vedere all'indietro, la numero 6. Grazie Giulio, forza Silente, la fanciulla Sofia da Torino. Mi è piaciuta questa domanda che si è posta come modella. Posso fare la modella di Bruno Grigoletti? No. 38 cm per 35 per 25, signori, questa fanciulla in questa posa così bella. È elegante, perché queste sono le sculture di Bruna Grigoletti. E poi il perdente e il vincente, la coppia di tori, signori, 25 cm per 34 per 18, la nostra artista ha colto lo spunto da un viaggio in Spagna, questa coppia di tori che però diventa anche, esattamente come l'attesa, una metafora della vita, c'è chi vince e c'è chi perde, sempre meglio essere dalla parte di colui, che non che ha le corna, ma... del vincitore. Allora, l'opera, passiamo, se, no, continuiamo, come mi dicono, no, sulle sculture, la violinista, 60 cm di altezza per 28 per 22, richiesta ai centralini, il tema comunque della musica che è sempre piacevole, che sempre mette sempre nelle nostre vite armonia. E poi colui che suona la fisarmonica, 60 per 26 per 16 centimetri. E io direi di concludere con, facciamo proprio, riavvolgiamo il nastro. Bruna Grigoletti in versione di pittrice, l'opera numero 1, grazie Giulio, a parete, il labirinto sullo sfondo bianco, preferito comunque anche per il contrasto dei colori, dalla nostra Bruna Grigoletti, versione pittrice, come dicevo, 90 cm per 90, signori, e poi colei che dipinge da 30 anni, e poi l'opera numero 4, il vortice, 100 cm per 80. Allora, signore, questa era Bruna Grigoletti. Io allerto la regia per mandare la traduzione in inglese del nostro Gigi, che quest'oggi non è potuto essere nei nostri studi televisivi, quindi traduzione in inglese soprattutto della vita della nostra artista. Perché in lingua inglese? Perché ormai siamo internazionali, il nostro sito peraltro è interamente tradotto appunto in lingua inglese, e quindi grazie a questo stiamo avendo una clientela molto sofisticata, lo posso dire, anche oltre il nostro bellissimo paese, quindi confine italiano. Allora Bruna, io ti saluto, grazie infinite di questa breve intervista, sei stata bravissima, quindi non voleva neppur parlare, invece hai detto poco ma le cose giuste, okay. Rimani qui con me perché adesso mandiamo in onda la traduzione, e dopodiché, signori, non andate via, perché lo dico sempre, i nostri programmi proseguono su canale 78 Sky 918, anche su Style Channel, il nostro canale in streaming all'interno del nostro sito www.affordableartpoint.com. Da Alessandro è tutto, grazie infinite. Bruna Grigoletti. Bruna Grigoletti is an Italian artist, painter, and sculptor who lives in Veneto. Her sculptures are composed of bronze and are born from the observation of everyday scenes. Her art is often inspired to women. In fact, her sculptures are frequently characterized as having sinuous and sensual forms. Bruna